Bene, buonasera a tutti. Iniziamo perché entro le 18:30 dobbiamo terminare per esigenze appunto del personale della provincia, che ringraziamo per l'ospitalità che ci dà. Io sono Cesare Fenili, faccio parte del consiglio direttivo di Archivio Bergamasco. Vi porto i saluti dal presidente, professor Matteo Rabaglio, che non è potuto intervenire questa sera per impegni scolastici. Con la relazione di questa sera, noi inauguriamo la parte di relazioni che si tengono a Bergamo all'interno di quel programma, di cui qui ci sono alcuni pieghevoli, poi chi è interessato può prenderlo, di questo ciclo di conferenze che Archivio Bergamasco ha organizzato insieme alla Fondazione della Civiltà Bresciana. Quindi proprio in prospettiva nell'anno di Bergamo e Brescia, capitale della cultura. Abbiamo intitolato questo ciclo di conferenze Storia della società, della cultura e delle istituzioni. L'iniziativa ha avuto inizio a Brescia giovedì 13 ottobre presso il Salone Mario Piazza. È intervenuto il nostro socio di Archivio Bergamasco, Giuseppe Berbenni, che ha parlato degli antenati costruttori di organi. A seguire c'è stato un concerto del maestro Panzeri presso la chiesa di San Carlo, ha suonato musiche di autori bergamaschi e bresciani tra 400 e 600 su un organo antenati. Ecco, il ciclo di conferenze quindi è iniziato il 13 ottobre e si concluderà il 14 dicembre con un concerto che si terrà in sala Piatti di musica jazz. L'idea di queste conferenze sono state È stata quella sostanzialmente di vedere, di trattare argomenti che potevano essere o personaggi o movimenti politici come è il caso di questa sera, oppure istituzioni culturali, oppure istituzioni assistenziali, opere d'arte che riguardassero sia la provincia di Bergamo che quella di Brescia. Quindi per cogliere le influenze, le relazioni reciproche che ci sono state lungo i secoli tra le due città, quindi anche i rapporti, esaminare i rapporti tra le città. Questa sera interviene quindi il professor Ivano Sonzoni, socio di Archivio Bergamasco. Lo presento brevemente, molti di voi presumo lo conoscano. Si è appunto laureato in lettere moderne con indirizzo storico, ha insegnato per molti anni presso il liceo scientifico della Valle. Lui è originario di Zonio, quindi di Zonio. Ha collaborato con il Museo della Valle per la programmazione culturale di questo centro culturale ed è membro di, oltre che essere socio di Archivio Bergamasco, è socio anche del Centro Storico Culturale Valle Brembana. I suoi interessi sono di ricerca scientifica sono variegati, spaziano dalla letteratura all'arte, ai personaggi locali, alla storia locale con connessioni anche nazionali, come nell'argomento che affronterà questa sera. E in particolare studioso di storia politica e di storia economica. I personaggi che lui ha studiato in maniera particolare, potremmo dire che è può essere considerato il massimo esperto della conoscenza di Bortolo Belotti, del fondatore della biblioteca Angelo Mai, il cardinale Giuseppe Alessandro Furietti e il poeta dialettale Pietro Ruggeri d'Astabello. Adesso non, la sua produzione scientifica è molto ampia, non voglio tediarvi, mi limito a quelle che secondo me sono gli studi più importanti, più significativi e le monografie. Su Bortolo Belotti ha scritto Bortolo Belotti, il pensiero e l'attività politica di un liberale nell'Italia del primo Novecento per la Fondazione per la Storia Economica e Sociale, una pubblicazione del 2007. Su Giovanni Alessandro Furietti ha scritto molti contributi che sono stati pubblicati dalla rivista della Biblioteca Civica Angelo Mai Bergomum. E su Pietro Ruggeri d'Astabello, la curatela del libro dedicato a questo poeta, Pietro Ruggeri 1797-1858, Atti di un convegno, che è stato pubblicato dal Comune di Zonio nel 2001.
Per quanto riguarda gli studi recenti, cito la monografia su Attilio e Gino Rota, Politica, Economia e Istituzioni negli anni dello sviluppo bergamasco, 1856-1963, pubblicato dalla Fondazione per la Storia Economica e Sociale di Bergamo nel 2017. Poi lo studio sulla Confagricoltura di Bergamo dalla Fondazione ad oggi, pubblicato dalla Fondazione sempre Legher per la Storia Economica e Sociale di Bergamo, e recentemente un contributo in ricordo di Don Giulio Campanelli. Gavanelli, che è stato per anni parroco di Zogno e un cultore anche di storia locale. E quindi questa pubblicazione è intitolata Don Giulio, sacerdote energico, oltremodo generoso e caritatevole. Questo è il contributo appunto suo, di Sonzogni, in Don Giulio Gavanelli, Fede, Cultura, Umanità di un prete di provincia, edito da Corpo Nove nel 2022, quindi di recente pubblicazione. L'argomento della relazione di oggi, come sapete, è la nascita del Partito Liberale Italiano, 8 ottobre 1922, il contributo di Bergamo e Brescia. Lascio la parola al relatore. Grazie Cesare per la presentazione e grazie a Molto tutti vicino. voi che siete venuti qui questa sera. Ringrazio anche quelli che non hanno potuto venire per impegni vari o per malattia, ma che mi seguiranno, anzi ci seguiranno su YouTube. Dico ci seguiranno perché io mi aspetto anche una partecipazione attiva da parte vostra. Me lo aspetto doppiamente, sia perché come insegnante, ex insegnante, post insegnante, mi sono abituato ad aspettarmi sempre qualcosa. E se all'inizio lo temevo, adesso desidero questo. E secondo, perché questa parte sarà sintetizzata parzialmente in un libro di prossima pubblicazione dedicato alla storia del liberalismo e dell'area laica bergamasca, soprattutto del secondo Novecento, grosso modo dal 45 al 94, l'anno dello scioglimento. Per cui i vostri interventi saranno importantissimi anche per verificare da una parte il vostro interesse su alcuni aspetti, dall'altro magari per orientare meglio i miei studi, la ricerca e poi la scrittura. Parto ora da questa frase pubblicata su un manuale universitario curato da Pombeni, dedicato proprio alla fondazione del Partito Liberale Italiano. La consapevolezza di una struttura che potesse arginare la frammentazione delle forze costituzionali si manifestò solo nelle settimane che precedettero la marcia su Roma. E questo, come vedremo, non è assolutamente vero. Perché nei 70 anni o 60 anni di storia del Regno d'Italia, più volte i liberali hanno cercato di costruire uno o più partiti, o quantomeno una rete di associazioni liberali. Ecco, limitare il partito all'idea che abbiamo avuto fino al 94 di partito mi pare che sia estremamente limitativo. Altro, al congresso di Bologna dell'ottobre 1922, associazioni regionali che si richiamavano alla tradizione della liberal democrazia riformista si riunirono per fondare il Partito Liberale Italiano, PLI, che non ebbe praticamente alcuna possibilità di agire. Anche qui ci sono degli errori. Il Partito Liberale Italiano, quello storico che viene fondato nell'ottobre del 22, non è fondato dalla liberal democrazia riformista, ma come vedremo, da un'area della destra conservatrice o sanandrina.
Saranno poi gli eventi, ma direi soprattutto alcune personalità come il nostro Bortolo Belotti, che è particolarmente attivo, a restituirgli un'impronta, per così dire, riformista, di democrazia liberale più che liberal democratico. E come vedremo, ebbe la possibilità di agire. Il problema sarà nel 24 e sarà causato dal ventinismo succeduto all'uccisione di Matteotti. Con l'Aventinismo impedì al Partito Liberale di creare un'opposizione parlamentare. Vi dicevo, associazionismo. Questa è una pagina del Corriere della Sera del 1877 in cui si cita un'associazione costituzionale bergamasca che aveva come presidente Giovanni Battista Agliardi, quindi 50 anni prima degli eventi. Secondo, l'Associazione Costituzionale di Milano, che è un'associazione del liberalismo di destra, è già attiva da anni, ecco, tenete presente che l'anno precedente cade la destra storica e il governo nazionale è nelle mani della sinistra storica, per cui la destra storica si organizza a livello locale. E l'Associazione Costituzionale di Milano non gioca solo in casa, ma ha una visione regionale degli avvenimenti. Per esempio, si occupa delle elezioni di Zogno e di Clusone. Non solo, ma chiama a discutere i soci sul progetto di legge delle incompatibilità parlamentari, proposta di legge che si stava discutendo in Parlamento. Non solo, questa associazione chiama spesso parlamentari e ministri per una dialettica. Quindi una forma, diciamo non novecentesca, ma ottocentesca di partito esiste già. Chiaramente mancano i presupposti che vedremo, suffragio universale, ma anche solo il telegrafo, il telefono, il treno, che permettono di velocizzare gli scambi e quindi di facilitare la costruzione anche di un raggruppamento di tipo nazionale. Scusate. Ora, per capire, certamente il Partito Liberale è stato preceduto dalla fondazione del Partito Socialista, del Partito Repubblicano, ma già nel 1899 Giovanni Borelli dà vita ad un congresso delle associazioni liberali conservatrici, che risulta fallimentare e non raggiunge l'obiettivo della costituzione di un partito. Due anni dopo lo stesso Giovanni Borelli dà vita ad un partito giovanile liberale italiano che non avrà grande influenza nel panorama politico nazionale, però dura una quindicina di anni. Quindi presupposti ci sono. Devono intervenire però dei fatti notevoli a livello nazionale. Innanzitutto la sospensione parziale del Non Expedit, che è un'esperienza che nasce proprio a Bergamo nel 1904, grazie a Paolo Bonomi e a Gianforte Suardi. E questo mette in forte dubbio l'egemonia del Partito Liberale sul territorio, cioè permette l'ingresso in campo di quelli che noi chiamiamo i clericali. Questo provoca anche un'ulteriore frammentazione nel panorama liberale, ma anche il sorgere di un'opposizione forte di tipo radicale. I radicali appartengono a quel settore politico poco conosciuto che denominiamo
la sinistra estrema storica, quindi la terza corrente risorgimentale. A livello nazionale nascerà il Partito Radicale Italiano di Ettore Sacchi. 1907 a Milano l'industriale chimico Ettore Candiani dà vita al Partito Economico che dura più anni e si lega all'Associazione Liberale, non quella costituzionale ma quella liberale che è moderata, per così dire, centrista o di centro-destra. Del Partito Economico farà parte anche Bortolo Velotti ed è qui che si forma alla vita del partito. 1912, suffragio universale maschile, notevolissimo perché comincia a provocare la frammentazione del mondo politico nazionale e provoca direttamente la nascita dei partiti di massa. 1914 scoppia la guerra, c'è un tentativo di far nascere il Partito Liberale Nazionale con Amendola ed altri, Achille Grandi che poi diventerà fascista, ma è un liberal fascista potremmo dire, e alla fine dell'anno anche i fasci autonomi di Azione Rivoluzionaria di Mussolini nascono a Milano, ma certamente soprattutto l'estrema sinistra bergamasca, Giacomo Sguardo, Ubaldo Riva ed altro, sono in relazione con il movimento di Mussolini. Vedremo proprio questo aggancio che continua nel tempo, soprattutto tra la sinistra laica radicale e i movimenti fascisti. 1917, lo approfondiremo dopo, nasce il fascio parlamentare di difesa nazionale. Solitamente si dice che serve per imporre al nuovo governo, che è quello di Vittorio Emanuele Orlando, di continuare la guerra dopo Caporetto fino alla vittoria. In realtà, vedremo, ha una funzione storica notevolissima e diventa il contenitore fondamentale di nuove forze politiche. Non dura soltanto fino alla fine della guerra, ma è attivo, peraltro, almeno fino alla fine del 1919. Tutte le forze interventiste o combattentistiche faranno riferimento al fascio parlamentare. Poi inizio 19, la nascita del Partito Liberale Riformatore con Chimienti e soprattutto Belotti, che nel giugno dello stesso anno diventerà il Partito Liberale Italiano, sempre con Belotti che elabora il programma, il segretario sarà Mario Verdiani. 1921, Partito Liberale Democratico Italiano, che fonde il Partito Liberale Italiano di destra con la Democrazia di Giolitti. Segretario ancora Verdiani, tra i punti di riferimento Belotti anche in questo caso elabora il programma, poi Luigi Luzzatti, Leonardo Bianchi, eccetera. 1922, poi il Partito Liberale Italiano con segretario Giovannini e presidente Borzino. Parallelamente abbiamo la nascita del Partito Popolare Italiano, la nascita del Movimento dei Fasci Italiani di Combattimento, ecco, che hanno anche un'anima bergamasca, perché tra i fondatori vi troviamo in Piazza San Sepolcro Ubaldo Riva, che è strettamente connesso con il radicalismo bergamasco, fondatore del fascio d'azione e poi il 23 marzo a Milano con Mussolini. Poi Partito Comunista, Partito Nazionale Fascista, vedremo la duplice funzione proprio della nascita del fascismo come partito
e come partito apparentemente di impronta liberale. Anche qui vedremo, io mi discosterò un po' dalla tradizione, dalla saggistica tradizionale, anche quella più recente. Andiamo oltre, ecco, qui Fascio di Difesa Nazionale, che è uno dei tre raggruppamenti parlamentari. Oltre a questo vi troviamo l'Unione Parlamentare e poi l'Intesa Democratica, che raggruppa soprattutto i giolittiani. Questo movimento parlamentare si lega con le forze locali, quindi tende a raggruppare le centinaia di associazioni politiche, liberali, socialdemocratiche, eccetera, del territorio nazionale, ma anche associazioni apparentemente apolitiche. Penso in modo particolare all'Associazione Nazionale dei Docenti Universitari. Non solo, ma questo comincia ad organizzarsi a livello regionale. Antonio Baslini, che è senatore e nonno del più famoso Antonio Baslini, promotore della, con fortuna, della legge sul divorzio, sarà responsabile regionale per la Lombardia. Quindi, come vedete, si avvia un processo unitario di pacificazione nazionale, ma anche di coordinamento delle forze politiche, chiaramente di un certo tipo, non i popolari, non i socialisti ufficiali, eccetera, eccetera. Ecco, fine del 18, i fasci si occupano anche di costituire una lega per le società, della Società delle Nazioni, che verrà fondata poi l'anno successivo a livello internazionale. A Milano abbiamo un incontro, vi partecipano esponenti della destra liberale, ma anche repubblicani come Facchinetti, vi troviamo anche un semi sconosciuto Benito Mussolini e poi di Bergamo il professor Arcangelo Ghisleri, che peraltro amico di Mussolini, ma su posizioni poi piuttosto distanti. Il fascio parlamentare propone anche un programma unitario delle forze interventiste e combattentistiche. Suffragio universale con collegio plurinominale, che farà esplodere proprio la situazione politica nazionale. È in atto in diversi paesi d'Europa, la Francia, la Germania, l'Inghilterra, questo ripensamento proprio della normativa elettorale. Il collegio plurinominale tende a rompere con il passato giolittiano, quindi con il mondo, per così dire, dei notabili, e a creare invece le forze partito. Voto amministrativo alle donne, però troviamo alcune associazioni come l'Associazione Liberale di Milano, a cui poi si lega Belotti, che propone anche il voto politico. E in realtà, alla fine del 1919, la Camera dei Deputati vota per il diritto di voto alle donne. Questa normativa non passerà al Senato, il Parlamento viene chiuso prima dell'approvazione da parte delle due Camere, per cui non se ne farà più niente. Però abbiamo anche questa prospettiva di rinnovamento sociale. Riforme sociali per l'agricoltura, tendenti a costituire la piccola proprietà con i fondi non utilizzati oppure di proprietà demaniali, assicurazioni globali per i lavoratori delle campagne e delle industrie. Ecco, mi soffermo su questo perché poi questa sarà la base anche dei programmi dei partiti liberali, almeno fino al 1921, poi vedremo la novità della destra del Partito Liberale Italiano del 22.
8 ore di lavoro, imposta progressiva globale, monopolio sulle materie di più largo uso e consumo, questo verrà chiaramente abbandonata dai partiti liberali, potenziamento dell'istruzione pubblica, scuola popolare obbligatoria e poi le scuole professionali. Si occupa anche degli insegnanti, si dice che bisogna pagarli adeguatamente. E mi pare che questo sia nei programmi di tutti i partiti fino ai nostri giorni, per cui potete vedere dal 1918 ad oggi l'importanza del fascio. Certe proposte, basta non applicarle, rimangono vive. Ecco. Andiamo oltre. Partito Liberale Riformatore non nasce contro il fascio parlamentare, ma all'interno del fascio parlamentare. Alla fine del 1918 c'è questa prospettiva di nuova legge elettorale, inizialmente stoppata dal governo Orlando, però i politici cominciano ad organizzarsi. In questo caso sono i parlamentari dei liberali di destra che cominciano a raccogliere i nominativi per la fondazione di un gruppo parlamentare e poi di un partito vero e proprio. Come vedete, gli iniziatori sono Belotti e Chimienti, Pietro Chimienti. Tra gli altri troviamo Corniani, che è un liberale moderato di Brescia, Venino, il Baslini, di cui vi dicevo prima, Codacci, Pisanelli, sono personaggi che avranno ampio spazio anche successivamente nelle cronache politiche. Il programma del Partito Liberale Riformatore che vedremo fra secondi, noi lo troviamo sul Popolo, quotidiano dei liberali di destra di Bergamo. Trova pochissimo spazio sulla stampa anche liberale nazionale, però potremmo dire il Popolo è una fonte unica, veramente è un archivio del processo formativo del Partito Liberale a livello nazionale. Grazie qui alla presenza di due personaggi un po' milanesi, che sono Bortolo Belotti, che vive e opera a Milano come avvocato e che è deputato dal Collegio di Zogno, è zognese di origine, e poi Pietro Suzzi, che è un dirigente dell'Associazione Liberale di Milano, è il segretario, avvocato e giornalista, ed è colui che fonda il Popolo con i soldi di Belotti. Ecco, Suzzi sarà segretario delle sezioni liberali di Bergamo per alcuni anni, finché non abbandonerà Bergamo per tornare a Milano. Ecco, la compresenza di questi due personaggi che hanno un rilievo a livello nazionale fa sì che il Popolo, ripeto, risulti essere veramente un archivio storico notevolissimo. Allora, non mi soffermo su tutto, però su tutti i punti del programma, però potete vedere che c'è un tentativo proprio di metodo cavuriano, cioè progredire per conservare, avanzare socialmente, mantenendo fermi alcuni principi. Allora, ecco, di novità potete trovare il turismo, altro fatto la difesa della famiglia. Bortolo Belotti in Parlamento stopperà la proposta di introduzione del divorzio. Sì, quello di Zanardelli, poi ripreso nel 1920 da altri. Sosterrà la partecipazione dell'Italia alla Società delle Nazioni. E poi si pone su un piano di antimonopolismo. Perché emerge questo? Perché altro fatto che emerge proprio a Bergamo innanzitutto, il convegno delle forze produttrici italiane che tiene
il primo convegno nazionale, ci sarà un secondo convegno a Genova e alla lunga darà vita a Confindustria nel 1925. Però anche qui è il tentativo di passare dalle singole federazioni settoriali produttive. Qui a Bergamo c'era per esempio la Federazione degli Industriali Tessili, quindi territoriali o specifiche, a qualcosa di più organico, in modo da incidere anche sull'evoluzione della politica nazionale. Questa pagina vuol soltanto mettere in luce come l'Associazione Liberale di Milano si lega al Partito Riformatore, quindi nasce dall'alto, ma si occupa di creare anche legami con le associazioni preesistenti. Quindi queste sono una ricchezza, ma come vedremo sono anche una forza, soprattutto nei grandi centri, Milano in modo particolare, di resistenza. Le vecchie associazioni vogliono ancora contare. C'è questa difficoltà proprio nel mondo liberale di accettare il concetto di partito. Ecco, giugno 1919, la stampa di Bergamo parla di congresso del Partito Liberale Riformista, la stampa nazionale parla di congresso del Partito Liberale. Sono la stessa cosa. Il 10 giugno nasce a Roma il Partito Liberale Italiano, che per tradizione poi fino alla fine dell'anno qualcuno chiamerà ancora il Partito Riformatore. La presidenza del partito è ricoperta da Arlotta e Chimienti, quindi la destra liberale. Nella segreteria troviamo anche il nostro Suzzi, Pietro Suzzi, quindi vedete che ha un ruolo nazionale. E poi c'è uno spazio anche per il mondo dei lavoratori dipendenti, qui trovate questo Cornesi che partecipa poi a più congressi e a più momenti associativi. Abbiamo quindi la richiesta di un'attenzione al mondo operaio e alla sua evoluzione, quindi al miglioramento dei rapporti tra lavoro dipendente e imprenditoria, che sarà uno dei cavalli di battaglia poi del liberalismo lungo tutto il Novecento, e vedremo anche in quali forme. Si avvicina il momento elettorale, le elezioni del novembre 1919, Belotti e Suzzi danno vita all'Unione Bergamasca Liberale o Unione Liberale Bergamasca. Il raggruppamento tiene insieme i liberali di destra, ma anche i democratici, vedremo adesso, e i radicali, cioè l'estrema sinistra laica. Quindi noi vediamo Bortolo Belotti, Ziglioli, che è un liberale di centro-sinistra, diciamo un seguace del senatore Attilio Rota, che è giolittiano, già sindaco di Bergamo, poi Antonio Pesenti, che è un grande liberale imprenditore, qualcuno lo ricorda come senatore, ma ufficialmente non lo è mai stato, poi un compagno di studi di Belotti, che è il magistrato Pietro Bonicelli di Clusone, e il notaio Giovanni Zanconti, che copre l'area di Treviglio. Oltre a questi troviamo Camillo Costa, grande avvocato, segretario della Federazione degli Industriali Tessili. È un democratico, così si presenta, quindi sulla linea Giolitti. Poi Ubaldo Riva, che è padre di Giovanni Riva, che molti di voi avranno conosciuto, radicale e fascista in questo periodo, poi romperà con il fascio ed entrerà in rapporti diretti con Gobetti, no?
pubblica la prima raccolta di poesie con Gobetti, scrive sulla rivoluzione liberale di Gobetti. Il programma è piuttosto vario, ecco, mi piace soprattutto la seconda, concezione ideale della vita contro la diffusa concezione materialistica e utilitaristica. Ecco, mi sembra di risentire Beppe Facchetti quanto dicevate nella GLID gli anni, fine anni 60, inizio anni 70, e che è la posizione poi anche di Zanone. Ecco, mi interessa appunto questo momento storico anche perché un po' nasce tutto da lì. Poi Nazione Armata, che è uno dei presupposti dei radicali, non dei liberali, ma dei radicali, poi progresso delle forme democratiche, fine della sopraffazione politica e di classe, tassazione progressiva e quindi contributo straordinario per la riduzione del debito pubblico. È quella che chiamiamo la tassa patrimoniale, che non viene inventata dai rivoluzionari di destra o di sinistra, ma è un punto, spesso abbandonato, però è un punto fermo della politica liberale. In certe situazioni di grandissimo debito pubblico, chi ha ricchezza la deve versare. Espropriazione dei terreni incolti, compartecipazione dei lavoratori agli utili delle aziende e forme cooperative di produzione e di consumo. Mi soffermo soprattutto sulla prima, è un'iniziativa che è già attiva a quell'epoca in Inghilterra, sostenuta in Italia dai liberali, dei partiti liberali, ma anche fuori dai partiti liberali. Penso ad esempio a Don Sturzo, che ha una formazione in parte liberale. Questa compartecipazione agli utili delle aziende diventa talvolta prospettiva anche dell'azionariato popolare, che è un altro cavallo di battaglia dei liberali. Pensiamo anche in questo caso alle discussioni degli anni 50, 40, 50, 60, ora pressoché abbandonata, però ho in mente l'amico Stefano della May, che agisce proprio in questa prospettiva, quindi con l'azionariato dei soci e dei dipendenti. Leggevo oggi la notizia, la Renault vuole cedere il 10% delle azioni ai dipendenti. Perché questo? Per creare quello che è la fabbrica o la ditta come momento, come spazio di cooperazione sociale, con questa espressione utilizzata da Pascal Salin in Francia, che mi pare estremamente opportuna. Quindi mondo del lavoro con divisioni non assolute delle funzioni. Ecco il manifesto, il simbolo, la stella raggiata d'Italia e poi la scheda elettorale a destra. I candidati, vediamo gli esiti, ma soltanto per riflettere innanzitutto sulla sconfitta dei liberali, che in Bergamasca riescono ad avere soltanto un parlamentare, che è Belotti. Però potete vedere che oltre ai voti di preferenza ci sono anche i voti aggiunti, nel senso che elettori del PP, quindi del Partito Popolare Sturziano, che avevano una lista cosiddetta aperta, cioè presentavano 6 candidati per 7 posti, permettono quindi ai loro elettori di inserire anche sulla loro scheda il nominativo di altri.
e gli elettori del Partito Popolare rivolgono la propria attenzione soprattutto su Belotti in città e chiaramente anche sull'ex sindaco Ziglioli. Quindi vedete, anche perché c'era stato un tentativo dei popolari di far entrare Belotti nella propria lista e di catturare chiaramente anche Ziglioli, che erano i due nomi forti, anche per cercare di tenere a bada il signor Carletto Cavalli, che non piaceva a tutti. Peraltro qui vi troviamo anche Evaristo Stefini, che per anni si era candidato con i radicali e aveva denunciato i tentativi di accordo dei liberali con i clericali. Quindi i partiti di massa, adesso così come nel secondo Novecento, attirano anche non solo elettori ma anche candidati. Quindi lo Stefini da radicale diventa popolare, lo stesso il grande medico Spartaco Minelli, che era compagno di studi di Belotti, da radicale diventa popolare, Dino Secco Suardo da liberale diventa popolare. È più raro che avvenga l'inverso, le forze politiche minoritarie non attirano, noi passiamo tutti con i vincitori, mi pare che sia proprio un aspetto dell'identità nazionale. All'indomani delle elezioni, che vede il crollo dei partiti, delle associazioni liberali, nasce l'idea di dar vita ad un contenitore più ampio. Qui troviamo 9 luglio 1920, ma questo avvenimento, cioè l'incontro della direzione del Partito Liberale con Verdiani, Suzzi ed altri, con i giolittiani di Democrazia Liberale, avveniva già da tempo sul territorio e poi influenza anche la vita parlamentare. Primo scopo è quello di cacciare Nitti dal potere. Ecco, Nitti è il primo parlamentare non liberale che diventa presidente del Consiglio. Il secondo sarà Ivanò e Bonomi, il terzo un certo Benito Mussolini. Ecco, questo per dirvi della fragilità del sistema e della necessità proprio dei liberali di convergere con i democratici e fondare qualcosa di unitario e di nuovo. Col convegno liberale a Roma, poi a partire da gennaio 1921 la corrente si rafforza soprattutto nell'Italia settentrionale, in modo particolare nel Piemonte, che è giolittiano, Giolitti, Soleri, Villabruna, che compie i suoi primi passi in Parlamento provenendo proprio dal Piemonte, e poi non tutta la Lombardia, ma alcune aree della Lombardia. Il mondo bresciano vede ancora i liberali estremamente legati ai popolari o clericale in funzione anti-zanardelliani. Ecco. A Milano, prima ancora di Malagodi, i liberali sono prevalentemente di destra, per cui ci sono delle resistenze. Ma il Piemonte e Bergamo risultano essere un po' delle isole progressiste da questo punto di vista. Qui alcuni nominativi di bergamaschi. Qui ho segnato Gino Rota perché, scusami Franco, ma il nome di tuo padre non l'avevo trovato all'epoca. Invece recentemente, rileggendo riga per riga documenti d'archivio e giornali, l'ho trovato tra i fondatori proprio del nuovo liberalismo bergamasco. Poi vi troviamo l'avvocato Biressi, che è Carlo Alberto Biressi, peraltro redattore del Popolo, e poi i soliti Zappa, Mamoli, eccetera.
congresso preparatorio. Qui siamo a Roma il 14-15 aprile 1921. Nasce il Partito Liberale Democratico Italiano, quindi la destra e la sinistra. Purtroppo non ho ritrovato i nominativi di tutti o la corrispondenza tra facce e nominativi. Questo è Leonardo Bianchi, grande esponente giolittiano, dietro Belotti, che è il promotore del programma elettorale, qui l'immenso Luzzatti, Gigione Luzzatti, che è presidente onorario della Banca Popolare, ecco, e anche della Società di Mutuo Soccorso, esponente Banca Mutua Popolare. Banca Mutua Popolare, sì. Belotti, qui ho sbagliato. Amalia Besso, che dovrebbe essere questa signora, Amalia Goldman, sposata Besso, triestina ebrea, che è la fondatrice e la presidentessa dell'Unione delle Donne in Politica ed è grande sostenitrice della parità, della piena parità dei diritti uomo-donna, oltre a ottima pittrice, si occupa anche di politica nelle file liberali. E questo è Carlo Bonardi, che si sta spostando da Bresciano, che si sta spostando su un'area più moderata, poi finirà nel fascio, anzi è già fascista, è un radicale fascista. Ecco. L'ordine del giorno. Va bene, anche qui poche cose. Soppressione di ogni vincolo e privilegio, altro principio dei liberali, vincolo alla libertà di iniziativa economica e privilegio, cioè monopoli, cartelli ed altri, perché uno dei principi del liberalismo è quello di essere, per così dire, anticapitalistico. No. Perché non solo lo Stato può limitare l'attività, la libertà economica, di iniziativa economica, ma anche i cartelli e i monopoli privati lo possono fare. Se pensate anche alla funzione della Comunità Europea, che persegue nonostante tutto una linea politica, ma qui chiedo venia se sbaglio a Beppe, una linea politica soprattutto liberale, l'attenzione proprio alla concorrenza, quindi al superamento dei privilegi e dei monopoli e dei cartelli, è proprio una prospettiva. Ecco, tra l'altro la Comunità Europea nasce come idea nel gennaio 1918 da una grande idea di Luigi Einaudi, poi tradotta a distanza di alcuni decenni nel manifesto di Ventotene del suo allievo e amico Ernesto Rossi, però l'idea proviene proprio da Einaudi. Funzione sociale della proprietà e collaboratrice nel lavoro, poi piccolo, ecco, partecipazione dei lavoratori agli utili, riconoscimento delle associazioni sindacali economiche, questo sacro principio dei liberali purtroppo mai attuato, perché la Costituzione anche repubblicana, che ha alcuni aspetti positivi a mio modo di vedere, alcuni soltanto, è un pateracchio spaventoso, terribile, la prima riga dovrebbe essere cassata, ma anche buona parte del resto. Ecco, la Costituzione italiana non prevede la regolamentazione dei sindacati. I sindacati si sono sempre opposti. Le forze politiche maggioritarie, pensiamo Partito Comunista, Partito Socialista, Democrazia Cristiana, si sono sempre opposti. L'unico è stato il Partito Liberale,
a chiederlo nel 21, a chiederlo nel 45, a chiederlo ancora per diversi anni, poi si è sciolto il Partito Liberale prima di ottenere qualcosa. Decentramento organico dell'attività statale, lo sviluppo delle autonomie locali a livello chiaramente amministrativo, si comincia a pensare anche alle regioni dal punto di vista amministrativo, mai dal punto di vista politico, come abbiamo in modo, a mio modo di vedere, piuttosto confuso oggi come oggi. Educazione della gioventù e la solita difesa della famiglia. Pochi giorni dopo, a Calolzio, ci troviamo a Calolzio, questa è una delle prime sezioni liberali che nascono sul territorio bergamasco. Tra i fondatori il presidente, che è Gaspare De Ponti, industriale chimico, e che sarà grande protagonista del Partito Liberale anche nel dopoguerra, oltre che protagonista dell'Unione Industriali di Bergamo. Fatto interessante, la sezione prevede un locale per i convegni, quindi per i dibattiti, e locale per la lettura. Perché, altro principio, uno non è liberale se non studia. Cioè uno non può essere spiritualmente liberale, uno deve avere le basi liberali. Walter, concordi su questo? I nostri candidati, il collegio si amplia, diventa la circoscrizione Bergamo-Brescia, con tutti i problemi che conseguono, perché gli elettori bresciani sono più degli elettori bergamaschi. Per cui la difficoltà di entrare in relazione, e questo vale soprattutto per i partiti che possono permettersi di eleggere uno, due o tre, ma di solito un candidato bergamasco o bresciano. Discutere con i bresciani penso che sia abbastanza difficile. Allora ecco Bortolo Belotti, Marino Mai, che poi come consigliere della provincia sarà uno dei protagonisti della ricostruzione della Valle del Dezzo dopo la sciagura. Qui troviamo Giacomo Suardo, democratico combattente. E tramite i democratici, lui di origine radicale, entra nel direttorio dei liberali bergamaschi e addirittura gli viene assegnato il compito di stendere lo statuto. È contemporaneamente anche fascista, chiaramente in rapporti con Mussolini già dal 1914. Per i bresciani troviamo Carlo Bonardi, radicale e fascista, Marziale Ducot, liberale moderato, che parte da Giolittiano e finisce per diventare salandrino, filofascista, per poi diventare antifascista. Quindi questa evoluzione di Ducot la vedremo anche successivamente. Poi il Nember, capo degli agricoltori bresciani, Ruffini, e un fascista, Augusto Turati, che manterrà rapporti di amicizia per tutta la vita con Bortolo Belotti. È un fascista un po' ai margini del fascismo ufficiale. Ecco, 1921, elezioni, Belotti va in Parlamento, sta per nascere il nuovo governo Bonomi dopo quello Giolitti, e invece di presentarsi come gruppo parlamentare unitario, Francesco Cocco Ortu, giolittiano, padre di Francesco Cocco Ortu, che Franco avrà conosciuto, ecco, Francesco Cocco Ortu rompe con i liberali e propone ai giolittiani un'alleanza con i radicali.
questi personaggi che hanno iniziative così estemporanee sono belle da studiare, però pericolose per una vita politica ordinata. Penso anche a Salvemini, grande personaggio, ma grande anche fondatore e distruttore di partiti, penso al Rinnovamento, per esempio, con Gasparotto ed altro. Belotti, di destra, accetta di entrare nel governo Bonomi, che è il primo governo non di gabinetto, ma basato sull'alleanza di partiti. Quindi sono i gruppi parlamentari che elaborano con il candidato presidente del Consiglio la linea da seguire, i parlamentari che devono diventare ministri. Quindi questo è il punto di rottura, vero punto di rottura con il passato, per così dire, tradizionale. Finisce il governo di gabinetto. Facciamo un salto, novembre 1921 nasce il Partito Nazionale Fascista. La storiografia tradizionale e anche quella recente, penso ad Emilio Gentile, per esempio, pone l'accento sul programma ufficialmente o apparentemente liberale, che porta a sottrarre tesserati al Partito Liberale. In realtà, a mio modo di vedere, e lo si evince veramente dai verbali del direttorio del Partito Liberale di Bergamo di quel periodo, dal 22 al 24, la nascita di un partito significa che uno non può essere contemporaneamente liberale e fascista. Se prima era possibile, perché liberale significava partito, fascista significava movimento o associazione privata, per così dire, adesso diventa impossibile. Scompare Giacomo Suardo, che entra nella segreteria con Beratto ed altri del Partito Fascista di Bergamo, e altri lo seguono. Vediamo questo, ecco qui l'avvocato Mazza De Piccioli, Guido Mazza De Piccioli, milanese trapiantato nella zona di Sarnico, esponente liberale e fascista, è il nonno dell'attuale Guido Mazza De Piccioli, si trasferisce al Partito Fascista, diventerà anche parlamentare, eccetera. D'altra parte, qui mi si è spostato, entrano anche nuovi soci, qui potete vedere per esempio l'avvocato Antonio Bana, è poco leggibile perché questa è una fotocopia di una vecchia fotocopia, eccetera, eccetera. Ecco Antonio Bana, qui abbiamo il figlio Luigi. Ecco, quindi c'è un ingresso soprattutto di giovani, ma anche l'uscita di tantissimi che, dato che il fascismo è partito su posizioni apparentemente liberali, lasciano il liberalismo perché vedono nel fascismo la possibilità di giungere più velocemente ad un regime di tipo liberale. Quindi questa è una dichiarazione che si legge appunto nei verbali e che per così dire limita un po' o arricchisce un po' anche la storiografia nazionale. Il Madonna mi comincia estate. Sì, sì. Ancora 10 minuti, ecco. Leggo dalla rivoluzione liberale di Gobetti. Milano andò a Bologna abbastanza scissa in più circoli, sono i vecchi circoli o associazioni costituzionali ed altro. Bergamo unita, perché ne era appena una, con alla testa l'onorevole Bortolo Belotti, forte come il suo capitano Bartolomeo Colleoni, e incontro a lui scenderà in campo la schiera fascistico-liberale toscana guidata dallo spietato ed impavido onorevole Sarrocchi,
che poi appunto passerà al fascismo. Quindi questa è l'immagine di quanto avviene a Bologna l'8 ottobre 1922. Quindi dalle ceneri del Partito Liberale Democratico Italiano nasce, con altri personaggi questa volta, ma con un programma in parte simile a quello precedente, ma un po' più conservatore, come vedremo, il nuovo e storico Partito Liberale Italiano. A quell'assise parla anche Bortolo Belotti, fischiatissimo soprattutto dai giovani fascisti, squadristi liberali, no? E fatica a parlare. No? E alla fine viene approvata l'impostazione del nuovo partito, dichiaratamente di destra, che potrebbe comprendere anche i democratici, ma dal nome il termine democratico scompare, perché democratico per alcuni stava a significare demagogico. Viene fondato con l'astensione dei piemontesi, dei bergamaschi, i bresciani non ci sono, e di parte dei milanesi. Sarà Bortolo Belotti poi a percorrere l'Italia per cercare di recuperare gli astenuti proprio al partito, per portare nel nuovo partito un'area profondamente democratica. Dal Partito Liberale Democratico, il nuovo Partito Liberale recupera qualcosa, per esempio il tesseramento triennale, se uno lascia dopo pochi mesi, però per 3 anni dovrebbe pagare la tessera. Costituzione di sezioni rionali, comunali, mandamentali, provinciali e regionali. Poi si modifica invece il rapporto tra partito e gruppi parlamentari, che era un po' una situazione problematica dei partiti precedenti. Il nuovo partito, che è basato su personalità non parlamentari, vuole influire sui gruppi parlamentari. Tendenzialmente deve diventare un unico gruppo parlamentare e decidere anche la linea politica dei parlamentari. Questo è uno dei problemi già evidenziato nello Statuto Albertino, cioè la libertà del parlamentare. Cioè, fin dove è possibile? E sarà uno dei problemi su cui dibatterà anche il Partito Liberale nel secondo dopoguerra, soprattutto in situazioni di una certa difficoltà. L'associazionismo giovanile era preesistente, ora diventa Federazione Giovanile con Sandro Ruggero. Le squadre armate difensive indipendenti del Partito Liberale vengono raggruppate e diventano le camicie cachi. Un po' tutti i partiti, e non solo in Italia, ma penso anche in Svizzera, avevano squadre armate. Pensiamo alle le camicie nere o rosse, comuniste o anarchiche, le camicie nere mussoliniane di antichi ricordi socialisti, le camicie azzurre dei fedeli per sempre, che sono i nazionalisti, fedeli per sempre al re e alla patria. Ecco, sono questi i grandi raggruppamenti. Tra tutti questi, i liberali, le camicie cachi, sono squadre esclusivamente difensive. Non abbiamo mai uno squadrismo aggressivo liberale, ma solo difensivo. Poi l'associazionismo femminile continua, però ormai si va verso il no al suffragio. E sono le donne che in quell'assemblea dichiarano: non siamo interessati al suffragio femminile. Associazionismo operaio continuerà, anche se in misura più limitata.
Il programma liberista e sociale del Partito Liberale Democratico viene di fatto accantonato per un programma più liberista, in cui c'è questa attenzione però al superamento del protezionismo doganale, perché chiaramente ci si rende conto che protezionismo doganale significa anche difficoltà di rapporti politici e non solo economici con gli altri paesi dell'Europa. Quindi c'è questa idea che comincia a svilupparsi, vi ricordo, si parte sempre dalle tesi di Luigi Einaudi, e poi la difesa del governo di gabinetto, che diventerà di fatto il governo Mussolini. Critiche a questa situazione provengono dal territorio, soprattutto dai giovani bergamaschi, liberali bergamaschi, in un primo momento piuttosto attenti al fascismo, poi con il segretario soprattutto Silvio Barbieri, che è lo zio di Francesco Franco Barbieri, che qualcuno di voi ha conosciuto, se ne parlava poco prima. Ecco, con Barbieri e con altri abbiamo questa rottura con i fascisti. Barbieri addirittura ha un duello con l'ex liberale Grumelli Pedrocca, padre di Nino Grumelli Pedrocca. Ecco, però nel frattempo c'è anche stato l'omicidio di Matteotti. Fra poco ci sarà l'omicidio dell'ex segretario politico del PRI, passato al fascismo, Armando Casalini, cioè c'è l'idea della violenza ancora diffusa nonostante il governo fascista. Ma soprattutto le critiche riguardano il partito schiacciato sul fascismo. Nel 24, per esempio, i liberali di Bergamo non erano stati contattati per l'elaborazione della lista regionale. La lista regionale viene fatta a Milano, si contattano i fascisti, ma non i liberali bergamaschi. Belotti rimane fuori, viene di fatto espulso dai fascisti con la connivenza di Giovannini. Questa situazione poi esploderà al congresso di Livorno, il secondo congresso del Partito Liberale, per cui poi il terzo sarà nel 1944 a Roma, alla fine della guerra. Ecco, congresso di Livorno che vede protagonista ancora Belotti, che riesce ad ottenere in Toscana, in Piemonte, eccetera, il sostegno alla sua posizione di critica al fascismo e di assoluta autonomia del Partito Liberale, non contro il fascismo, ma per l'Italia, per le libertà. Ora, oltre alla questione dei delitti politici, ripeto, Matteotti e Casalini, uno ucciso dai fascisti, l'altro ucciso da un comunista, il problema comincia a diventare la censura della stampa. Per cui, per esempio, la stampa di Torino un giorno non può uscire perché c'era la presentazione di una cronaca di una partita di pallone fatta in un determinato modo. Quindi è una censura che stringe ormai la corda al collo della libertà italiana, e comincia a rendersene conto con un po' di ritardo anche Ducos. Ducos al congresso sostiene ancora una linea di stretta alleanza con il partito fascista, ma sarà messo in minoranza. Vincerà la linea di Belotti, di Fossombroni, di Soleri, per una partecipazione critica. Di lì a poco, quindi, anche Casati, il ministro Casati, si dimetterà, e anche Sarrocchi, sono i due liberali presenti nel governo Mussolini. Da giornalista Ducos si renderà conto dell'evoluzione, della vera evoluzione del fascismo,
con le leggi sulla censura della stampa. Allora ne prenderà le distanze, comincerà ad essere critico anche sul giornale che dirige, la Sentinella Bresciana, e gli azionisti della Sentinella Bresciana decidono allora di chiudere il giornale. Quindi non è Ducò che chiude il giornale perché non passasse in mano ai fascisti, ma sono gli azionisti liberali filofascisti che lo estromettono e chiudono. Siamo qui, saltiamo questo, ecco, il Mondo che è interessato a Belotti, saltiamo questo, mi soffermo su due, ma proprio per pochissimi minuti, soprattutto la prossima che è una situazione. Ecco, il minuto finita, no, dai. Allora, il fatto che a me è sembrato straordinario, e vi dico, era un culmine di una ricerca durata 20 anni e qualcosa di più, la partecipazione di Bortolo Belotti al manifesto contro gli intellettuali fascistici, scriveva Croce, no? Pubblicato sul Mondo. L'ho trovato soltanto poche settimane fa. Una cosa interessante non è tanto che Belotti abbia aderito al manifesto, no, Belotti riesce a portare la sezione milanese del Partito Liberale Italiano sul manifesto crociano. Vedete la forza di quest'uomo, che è un uomo politico, ma nel senso che ha lo spirito dell'uomo, anche dell'uomo di partito. Non prende più un'iniziativa in modo individuale, ma la condivide con una sezione di partito. Cioè porta i milanesi, i liberali milanesi, sul piano di Croce, di Amendola, contro gli intellettuali fascisti. No? Insieme al nostro Montale contro quei fascistoni di Ungaretti, Pirandello, Gentile, eccetera, insieme a Boeri, uomo poi passato, è il nonno dei... Ecco, e chiudo con questo, una frase di Bortolo Belotti: forti dei principi acquistati dall'esperienza, procediamo per questa strada, né filofascisti, né antifascisti, ma liberali. Non si può essere a favore di altri o contro altri, bisogna formarsi culturalmente e spiritualmente. A me questa è piaciuta tantissimo. Va bene, grazie per la vostra attenzione, adesso le domande. Quindi ringraziamo il professor Giovanni Sonzogni per questa relazione molto dettagliata e documentata, che si potrà seguire, che si potrà anche poi rivedere e seguire sul canale YouTube di Archivio Bergamasco, tempo una settimana, tempo della rielaborazione, perché tutte le conferenze sono videoregistrate. C'è poco tempo per gli interventi, però sono ben voluti dal relatore. Se ci fosse qualcuno, prego di usare il microfono per esigenze di registrazione. No, direi allora una domanda, giusto per rompere il ghiaccio, per noi che siamo un'associazione che coltiva così la storia attraverso le fonti, volevo capire le fonti che tu hai utilizzato, mi sembra, sono, non ho inteso male, sono soprattutto fonti giornalistiche e fonti di verbali, parlavi di verbali, sì, di congressi di questa associazione, dell'Associazione Liberale, dove si conservano? Sì, ecco, nella videoproiezione avete visto prevalentemente ritagli di giornale. Quello che ho fatto, analizzare pagina per pagina, articolo per articolo, il Popolo, vedere anche, non è rientrato qui, però anche altri giornali di area radicale, il Giornale del Popolo, il Nuovo Giornale del Popolo, la Sentinella di Brescia,
il Gagliardo e poi la voce di Bergamo del Partito Fascista, quindi per vedere anche la risonanza che aveva e anche lo sconvolgimento di cui non abbiamo parlato, ma che è presente soprattutto nell'area radicale che continuamente si ricompone e si scompone. Ecco, a Bergamo, con l'esperienza fascista, i radicali si staccano dal partito radicale ufficiale e diventano i radicali indipendenti, con Francesco Scalpelli che diventa un esponente nazionale, seguito da Ubaldo Riva, eccetera, eccetera. Quindi ho fatto un sondaggio, alla base del mio discorso c'è anche un sondaggio su tutta la pubblicistica locale. Certamente l'archivio Bortolo Belotti di Zogno, ecco, i verbali in copia sono lì, oltre che nell'archivio Nessi. E anche l'archivio di Stato di Roma, per verificare alcune conseguenze anche sul tessuto sociale, il superamento dell'associazionismo, per esempio non solo sindacale ma anche imprenditoriale. L'associazione agricoltori o proprietari di fondi, che è di stampo propriamente liberale, viene sciolta dall'autorità prefettizia. Quindi di volta in volta si vede proprio gradatamente questo incidere del fascismo anche sulla realtà locale. Ecco, è un incidere che non è soltanto violenza. Ecco, per me il fascismo sì è violenza, ma non è solo questo, è anche e soprattutto occupazione del potere, collettivizzazione o priorità del partito su tutto, imposizione di una linea economica. Ecco, è per questo che il fascismo, io per così dire lo odio, non è soltanto la violenza, ma proprio questo taglieggiare la società. Ecco, il fascismo, così come il comunismo, sono le cose più lontane possibili dal liberalismo, su posizioni chiaramente diverse. Ecco, vediamo se sì, Franco. Non ho mai visto in questa storia degli inizi, diciamo, del partito liberale, eccetera, però con Giolitti, dove c'è stato di mezzo la guerra mondiale praticamente, perché io adesso l'ultimo ministero, ma nessuno mai si è ricordato di dire: ma Giolitti ci ha retto questo, quest'altro. Cioè, mi sembra proprio staccati i due periodi. Era stato chiuso l'epoca Giolitti. Sì. C'è stata una censura voluta. Anche se Giolitti nel 20 torna ad essere in prospettiva il salvatore della patria dopo l'esperienza di Nitti, e viene in parte recuperato. Però un po' tutti i partiti liberali, non solo quello del 22, ma anche quello del 19, partono con il principio di rifondare il liberalismo, cioè di andare ad Fontes, quindi a Cavour, per superare il periodo della sinistra storica e soprattutto Giolitti. Come per dire, c'è un liberalismo che non coincide con Giolitti. Ecco. Ecco, il bisogno anche di lavorare sui, per esempio, sui giovani, perché Giolitti rappresenta il passato e i vecchi. Quindi i giovani o i vecchi che devono ringiovanire. Ecco, posso dire, Franco, dal mio punto di vista, che la perdita di Giolitti è stata una perdita tremenda, veramente tremenda, per l'Italia, sia nel 1914,
con l'ingresso dell'Italia, forse un fatto pressoché dovuto, però con Giolitti sarebbe stata un'altra storia certamente. E dobbiamo alla sinistra storica comunque tutta la legislazione sociale, il limite dell'età per il lavoro, il limite del lavoro per le donne, i fanciulli, le assicurazioni sociali, le municipalizzate, con tutti i problemi che poi ci sono stati, le assicurazioni, eccetera. Però la perdita di Giolitti è stata pesantissima. Veramente pesantissima. Quello che tu dici non è il personaggio Giolitti non trova una corrispondenza nei suoi contemporanei. Questo mi fa pensare, perché la sua personalità forte, la sua capacità di grande amministratore, l'uomo di Stato, diciamo, no? Non era popolare forse presso i suoi stessi contemporanei. Mi fa pensare a De Gasperi, ha avuto la stessa sorte, ne parliamo tutti come di un grande statista, ma dopo che è morto, quando era vivo gliene erano fatte di tutti i colori, e se potevano, ma hanno poi potuto farlo fuori, l'hanno fatto fuori volentieri i suoi stessi contemporanei. Se questo è un parallelismo che può valere, forse appunto Giolitti non aveva, si vede quell'ascendente carismatico, forse, chiamiamolo così. Con l'ottica di oggi dovremmo dire carismatico, no? Sì, grazie Beppe. Ecco, mentre parlavi mi veniva in mente una citazione che ho fatto prima e che ho spiegato in modo parziale, cioè il superamento della concezione materialistica e utilitaristica per una concezione spirituale della vita. E una frase che mi hai fatto ricordare è frequentissima nei dibattiti soprattutto dei radicali oppure della destra prima della Prima Guerra Mondiale. Cioè Giolitti viene inteso come quello che non ha una grande concezione, non ha una grande visione politica e aggiusta ora una cosa, ora un'altra. Così. Una visione di lungo termine, mentre invece poi l'ha avuta. Ben Salvemini lo chiamava il ministro della malavita, perché sì, quindi non solo la destra. Salvemini, Sant'Iddio, c'è anche una bella differenza. Salvemini ha una buona reputazione nel tempo che è trascorso. Sì. Però ho visto a Roma un po' di atti parlamentari, ho studiato anche le vicende dei radicali, ecco gli studi per esempio di Giovanni Orsina, ecco, grande intellettuale, sì, politico. Anche lui con i suoi problemi. Ma questo è il punto. Secondo me. Adesso no. Ho suscitato l'ultima. Non per difendere Salvemini. Salvemini si difende da solo, non c'è bisogno. Non ha bisogno della mia difesa d'ufficio. No, volevo dire che Salvemini, come tanti altri, in quel periodo di cui lei, il professor Sonzogni, ci ha anche lui delle grandi incertezze nei confronti del fascismo. Il fascismo è un movimento nuovo, non c'era mai stato, non ci sono precedenti storici da nessuna parte, del resto è un'invenzione italiana, è quello che l'Italia ha offerto al mondo nel campo della scienza politica, che non è una cosa da vantarsi, ma è così. Allora, e io vedo anche dalla descrizione che lei fa di questi movimenti liberali per fondare il partito, per creare un'organizzazione diversa, perché il sistema elettorale con la proporzionale impone l'esistenza di partiti di massa e non più di circoli elettorali come era coi collegi uninominali, perché anche questo è un punto importante. Vedo però un'incertezza sull'analisi del fascismo e addirittura una vicinanza, una mescolanza. Il cartello elettorale delle elezioni del 24 è un cartello formato da fascisti, liberali, cattolici e altri esponenti. Quindi c'è questa difficoltà di capire, c'è questa confusione, e anche qui anche Giolitti
crede di poterlo recuperare il fascismo, cioè dice vabbè, questi adesso si muovono con la violenza, si muovono in questa maniera, ma poi torneranno dentro nell'ordine costituzionale. E questo è un errore che hanno compiuto in tanti, ma lo compie anche la sinistra, perché al congresso di Livorno che cosa succede? Succede che per ordine di Lenin il Partito Comunista, la frazione comunista del Partito Socialista se ne va, non avendo avuto la testa dei riformisti. Quindi il Partito Socialista, che era uscito dalle elezioni del 19 e poi anche del 21 come primo partito, si divide in tre pezzi: comunisti, i massimalisti e i riformisti, e quindi apre anche in questo modo la strada al fascismo. E quando lei va a leggere gli atti del congresso di Livorno, parlano di tutto fuorché del fascismo, che è alle porte, perché siamo nel 1921, insomma, c'è una sottovalutazione generale e una confusione di idee e di comportamenti. Ecco, questo mi sembra che venga fuori bene anche dal racconto. Che un minuto, Cesare. Ecco, allora, due osservazioni. Nei giorni scorsi il nuovo amico Franco mi ha regalato un bellissimo libro di Giovanni Amendola, che esce nei giorni, viene stampato nei giorni immediatamente successivi al rapimento di Matteotti. E c'è un discorso di Amendola in cui Amendola tratta proprio della possibilità di recuperare il fascismo. Giugno 1924. Quindi Amendola, che ha una vicenda dentro e fuori dal liberalismo, finisce con Nitti e i radicali, ha questo problema, ed è un problema che vive chi è nella storia, non chi è fuori o dopo. Ecco, noi possiamo giudicare a posteriori, allora assolutamente no. Nella lettura del Popolo, del Corriere della Sera o della Stampa, dico la Stampa perché è online gratuitamente e sono abbonato al Corriere della Sera, ecco, possiamo vedere, ma anche nei verbali del direttorio dell'Unione Liberale Democratica Bergamasca, la tendenza a distinguere Mussolini, cioè l'ex partecipante locale milanese ai fasci, al fascio parlamentare di Azione di Difesa Nazionale, e il fascismo non liberale, cioè quegli operai, quei malavitosi, che quella teppa che forma la base del fascismo. Cioè si tende, ma anche Mussolini, lo stesso Mussolini nei discorsi, oltre che nei rapporti personali, dichiara di fare fatica a tenere a freno il proprio partito. Cioè l'ambiguità la si vede nei protagonisti liberali, socialisti, eccetera, ma è nell'uomo stesso e nel partito stesso fascista. Quindi la situazione è veramente complessa, ma veramente io potremmo dire ci capisco poco. No, lo dichiaro perché... Mi dispiace molto dover interrompere, però esigenze appunto di... Volevo solo segnalarvi due importanti iniziative. La prima che si terrà il 25 novembre presso il convento di San Francesco. Si è ricostituito a Bergamo l'Istituto Storico del Risorgimento Italiano, Comitato di Bergamo, che fa parte anche Archivio Bergamasco, è presente anche l'avvocato Carlo Salvioni che ne fa parte. Il socio di Archivio Bergamasco, Giorgio Mangini, terrà una conferenza intitolata Da Staglieno in poi, Mazzini nel Novecento. Ecco, in questa conferenza il professor Mangini ricostruirà i momenti più significativi delle principali correnti politiche, culturali e storiografiche italiane che hanno interpretato la figura e il pensiero di Mazzini dopo la morte.
In tale contesto, nel corso dell'esposizione verranno trattate anche le figure e le vicende legate al mazzinianesimo nella città di Bergamo. La prossima conferenza, invece, del ciclo di conferenze Bergamo e Brescia, capitale della cultura, si terrà a Brescia il 1 dicembre con Simone Gavinelli, che parlerà di episodi della tradizione manoscritta della Passio dei martiri Faustino e Giovita, mentre a Bergamo il 15 dicembre del 2022, ore 17, sempre spazio Viterbi, Giacomo Goldaniga e Emilio Gamba, che parleranno il Gai, una lingua furbesca tra la Valle Seriana e la Val Camonica. Grazie a tutti e grazie soprattutto al professor Sanzoni. Grazie. Chi è interessato al ciclo di conferenze, ci sono i pienevoli sul tavolo, fuori ci sono alcune pubblicazioni di archivio bergamasco che si possono acquistare.